Buon salve a tutti quanti ragazzi, io sono DualTube Channel e gli spoiler di Rivale di Ixalan si avvicinano sempre più inesorabili, tanto che anche oggi è saltato fuori qualcosa di nuovo. Nonostante mi stessi aspettando qualche carticina in anteprima, niente, saltano fuori più che altro pezzi di storia. Alcune foto del libro delle illustrazioni con le storie relative alle varie carte, alla lore dell'espansione. Cioè, cosa è successo? Le varie fazioni i vari rappresentanti delle fazioni di Ixalan si stanno conglobando tutti quanti sulla città perduta di Orazka. Ci sono i tritoni, ci sono i pirati, ci sono i vampiri, c'è la squadra Planeswalker composta, anzi, squadra Planeswalker A composta da Jace e Vraska e la squadra Planeswalker B composta da Angrath, quello rosso-nero, e Whatley, quella bianco-rossa. Ok. La Wizard aveva detto che lo scopritore della città perduta sarebbe stato scelto in base a una votazione fatta tra noi giocatori. Peccato che in questo foglio, in questo spoiler di oggi, si scopra che è Jace, stranamente, a trovare la città perduta e soprattutto a trovare il sole immortale. Ed è qui che salta fuori il colpo di scena, ma prima di questo colpo di scena, un po' di dinosauri. Ok, tornando al colpo di scena, qualcuno aveva detto che, guardiamo un attimo il vincolo di Ixalan, cioè la rappresentazione in carta della magia che impedisce i Planeswalker di lasciare Ixalan. Si vedeva questo simbolo all'interno, anche nella storia, quando uno cercava di viaggiare su un piano, compariva questo simbolo, questo triangolo inscritto in un cerchio che impediva il viaggio. Va bene. Nel Sole Immortale si vede questo triangolo luminoso inserito dentro tutta sta cosa qui. E va bene. Qualcuno ha detto: cazzo, ma dov'è che abbiamo già visto un triangolo luminoso dentro ad un cerchio? È il simbolo degli Azorius e quindi il vincolo di Ixalan è stato creato da Azor, che è il primo capogiro degli Azorius. E uno dei 10 leggendari che hanno fatto il patto delle gilde su Ravnica. Io ho detto: Fioi, è un triangolo luminoso, va bene, fatto molto bene, ma è pur sempre un triangolo. Niente, è stato Azor, l'inventore del patto delle gilde, a fare il vincolo di Ixalan utilizzando la sua scintilla di Planeswalker per creare questa magia che impedisce ai Planeswalker che entrano su Ixalan di andarsene portando via i suoi segreti. Ecco, quali siano questi segreti? Ci sono così segreti che non ce li hanno potuti rivelare. Però vabbè, è un gran buco di trama in questo momento, però spero, mi auguro che venga spiegato più avanti. Spero. Altra cosa fondamentale è Jace batte la testa di nuovo e gli ritornano tutte le memorie, anche quelle che aveva perso tanto tanto tempo fa. E spiega a Vraska che non è il caso di dare il vincolo di Ixalan, il suono immortale, a Nicol Bolas, e Vraska gli chiede di cancellargli la memoria così che quando lei tornerà indietro a mani vuote, cioè pur di non farsi spappolare la testa da Nicol Bolas dopo aver fatto il lavoro sporco per lui, si fa spappolare la testa da Jace per non farsela spappolare. Ok, forse ho letto male, forse siamo davanti a un altro buco di trama. Non ho neanche ben capito in teoria come farà Vraska ad andarsene senza il sole immortale. L'unica cosa riguardo che era stata detta è che un inviato di Bolas, cioè spoiler, Ralzarek, sarebbe andato a prenderla per portarla fuori. Però
non ho capito bene come. Ok, incontreremo Azor sotto forma di creatura leggendaria, perché appunto si è disimprovvisato di scintilla per proteggere i segreti di Ixalan, che neanche noi conosciamo, e più o meno è tutto. Ancora dinosauri.